Ospiterà i ragazzi della comunità montana e sarà anche uno spazio di condivisione e ritrovo per la cittadinanza. Resia, il comune che si estende nell'omonima valle prealpina, avrà una nuova scuola destinata all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado. Il nuovo plesso scolastico andrà a sostituirsi all'istituto costruito dopo il terremoto del 1976. La nuova struttura, finanziata con i fondi del PNRR, includerà anche una mensa, una sala lettura e spazi giochi e per la comunità. È una giornata importante non soltanto per questa vallata, ma per tutta la regione, perché da qui parte un messaggio di futuro, un messaggio imponente, vista la grande presenza di persone della comunità e il gran numero di bambini che erano qui con le loro famiglie. È un messaggio di speranza, è un messaggio, che trasmette ancora una volta l'attaccamento della gente alla propria comunità, in questo caso incastonata nel meraviglioso Parco delle Prealpi Giulie, con una cooperazione transfrontaliera che è stata modello per tantissime iniziative esportate a livello europeo, e con la posa della prima pietra di oggi abbiamo la conferma di come l'amministrazione regionale sia al fianco delle comunità che vogliono scommettere sul proprio futuro con progetti alla portata delle proprie istanze e con la voglia di continuare appunto ad investire qui. E quindi non possiamo che essere orgogliosi ed esprimere un messaggio di profonda gratitudine per tutta la gente di questa vallata. Sarà però una scuola particolare con un'attenzione mirata verso il territorio circostante. La prima scuola è inserita all'interno del MAB UNESCO e quindi una scuola che operativamente sarà all'interno della natura, della variegata appunto molteplicità di specie che ci sono qui, sia animali che vegetali, e che può dare una spinta in più per la crescita e l'educazione dei nostri ragazzi.